Venerdì 25 giugno, presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, si è svolta la prima presentazione ufficiale della tesi di laurea trasformata in un vero e proprio libro dal titolo Percorsi, itinerari turistici, storici, culturali, ambientali ed enogastronomici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di Chiara Di Nardo. Il libro può essere considerato una guida per il turista interessato a vari aspetti, suddivisi in tre percorsi, ma che hanno in comune tutti l'abbinamento con i punti di interesse enogastronomico più vicini e l'integrazione con le principali ricette tradizionali e alcune ricette dello chef. L'idea di questo libro è nata, come forse la maggior parte di voi sa, dalla mia tesi di laurea. Io ho fatto questa tesi su un esame che mi è andato molto bene, quindi è stato consigliato di fare la tesi sullo stesso argomento, e quello riguardava l'edilizia rurale, quindi parlai non del Cilento, però di una piccola zona del nostro Cilento, Tor Chiara, feci un percorso anche lì sempre abbinato, la stessa idea. C'erano delle greenway, c'erano degli edifici rurali antichi, e quindi partendo da questo io ho pensato di ampliarlo a tutto il Cilento. E naturalmente ho pensato di voler fare dei percorsi tematici, quindi di dividere magari delle aree di interesse che potevano avere vari tipi di turisti. Quindi ho ideato collegato vari paesi, quindi vari punti di interesse, principalmente a livello culturale e archeologico, il primo, che sono tre percorsi, suddiviso in tre percorsi. Il secondo ha il percorso culturale archeologico, quindi scavi archeologici, la parte vecchia della città di Agropoli, il castello di Castellabate, la certosa di Padula, gli scavi archeologici di Area Velia. E poi il secondo percorso è quello speleologico ambientale, quindi volevo creare un percorso per tutti quei turisti che sono interessati all'effetto che il tempo ha avuto sulla natura e quindi anche sull'erosione carsica delle rocce. Infatti ho inserito le grotte di Castelcivita, le grotte di Pertosa, l'arco naturale e le varie grotte, per esempio di Valinuro, e varie aree naturalistiche bellissime che noi abbiamo qui. Una è proprio in copertina, sono le cascate di Venere di Casaletto Spartano, poi la valle dell'Ordine di Sassano, comunque le colle del calore di Filippo e delle bellissime aree, specialmente interne, che di solito non sono molto conosciute. Ma c'è anche la stagione, non sono assolutamente, come dicevo, il terzo percorso è che chiunque voglia conoscere le aree balneari e costiere, magari non solo appunto per la questione balneare, quindi magari la spiaggia e tutte le varie aree marine protette che abbiamo nelle nostre zone, però anche magari l'aspetto storico, l'aspetto delle leggende di chi ha raggiunto quelle coste.